lavoravamo soprattutto nell'arcipelago delle isole Dalak e qui finalmente ricevemmo i primi, e molto primitivi, autorespiratori ad aria, con autonomia di poco più di un quarto d'ora. E toccava pompare l'aria compressa a mano. Ci spostavamo nell'arcipelago cercando, con ogni nuova rotta e ogni nuova sosta, un nuovo reef. La cinepresa che utilizzavo, la vedrete più avanti in dettaglio, era una sorta di scatola stagna, senza nemmeno la possibilità di cambiare obiettivo, e mi lasciava utilizzare solo poco il diaframma. Gli adattamenti delle macchine fotografiche erano più perfezionati, ci offrivano la possibilità di manovrarle e di usare anche il flash, ma limitatamente, perché disponevamo di una scorta esigua di lampadine, dato che il lavoro sarebbe durato nel corso di molti mesi, quasi un anno. Il segreto, a posteriori, e come diciamo, la chiave che ha fatto partire quella serie furono due. Una tecnologica, e me ne vanto, di usare l'elicottero. Quindi, quando conobbi questo francese che aveva costruito l'Helivision, questo sistema che impedisce alla cinepresa di ballare, convinsi per fortuna una grande società e accettarono, anzi mi controproposero, anziché di fare un film, allora di fare tutta l'Italia. Ed è stata appunto la grande scoperta dell'elicottero per vedere diversamente e la grande alleanza in ogni regione con un grande scrittore, Silone, Prats, Sciascia per la Sicilia. Insomma, è stata un'esperienza meravigliosa, proprio perché ti trovavi di fronte a paesaggi, a opere d'arte, a situazioni, a luci, a colori molto seducenti sempre. Le Alpi sono un patrimonio di tanti paesi europei, però le nostre Alpi hanno questa particolarità, che sono sempre esposte al sole. Quindi chiamarle le Alpi del Sole non è così un fatto retorico, è realtà. E seguendo la direzione da est a ovest del nostro sole, il nostro lavoro si è sviluppato di film in film, di tappa in tappa, dalle Alpi Giulie e Carniche, attraverso tutto l'arco, 8 film, sino alle Alpi Marittime, all'incontro col Mar Ligure. Eccoci, questo è sul Rio Garau, la prima delle cataratte che dobbiamo superare per raggiungere questa meraviglia, questo unicum della natura che sono le cascate più alte del mondo. La canoa passa con molta difficoltà. Thank you.